praticante 2 minuti prima delle 17 ha sconvolto via Mariano D'Amelio. Una potentissima carica di esplosivo piazzata all'interno di una Seat Ibiza bianca ha provocato la deflagrazione. Una deflagrazione dagli effetti devastanti. Non c'è stato nulla da fare per il giudice Paolo Borsellino e per 5 dei suoi agenti di scorta. 4 sono rimasti uccisi sul colpo. 1 è stato trasportato d'urgenza a Villa Sofia, dove è deceduto. Sono Emanuela Loi. Vieni, andiamo via. È mostruoso. In meno di 2 mesi prima il giudice Falcone e ora Borsellino. In questo clima di terrore, chi volete mai che ci risponda? E noi continueremo a chiedere. Anzi, se necessario, alzeremo ancora di più la voce. Quello che state vedendo è un deposito clandestino di Cosa Nostra in via Hudson, nel cuore di Brancaccio. Allora, questa ragosta arrivano, sì o no? Brancaccio è arrivato in viaggio insieme ai suoi ragazzi. Con cartelli e striscioni hanno occupato la strada, fatto sentire la loro voce pulita, in un contesto difficile e pericoloso. Un parroco che non ha paura di esporsi. La sua denuncia sul deposito clandestino di Cosa Nostra ha rotto il muro del silenzio. Allora, parroco, vuole raccontare il senso della vostra denuncia? Sì, anzitutto vorrei fare una precisazione. La nostra non è una denuncia, ma una protesta. Noi vogliamo che questi scantinati vengano requisiti dal comune per farne una scuola media e che l'intero edificio venga adibito per quei servizi sociali di cui il quartiere ha bisogno e che non può più aspettare. Ma ciò che più colpisce di questa scoperta è la quantità di esplosivi rinvenuti dalle forze di polizia. Sorge spontanea una domanda. Si tratta della stessa matrice mafiosa che ha seminato sangue e stragi? Ascoltaste minchiate. Si è svegliata... L'avevo detto che questo minchia di Parrino voleva andare in televisione, diventare un personaggio. E ora noi che facciamo? Gli lasciamo fare il padrone di Brancaccio? Ci facciamo mettere in crisi da questo corvo scanazzato? Allora? Alla sua salute. È certo che l'ho vista al telegiornale. Certo che lo posso fare. Ci penso io, tranquillo. C'hai scuola oggi? E che cosa aspetta, la carrozza? Chiesa, perché abbiamo messo il fuoco a bruciatina e sarà successo, come si dice, per la combustione. Ma se lo sentesse a me il discorso è stato questo: qualche valvola del furgone con questo capo da pappicchiare il fuoco, boom, è successo che drogava. Ma come? Il padre che ha visto incendiare il furgone e voi parlate di autocombustione. Ma che volevano il dottore? Non vorrà mica credere alle calunnie contro l'agente di Brancaccio. Ma non ci andiamo in televisione a sparlare della gente per me. Lo chiedesse a Parrino perché ci fanno queste cose. Commissario, noi non sappiamo niente. Noi siamo tre brave persone, tre bravi ragazzi, 24 carate, commissario. Babbiate, babbiate, continuate a scherzare. Io mi trovo qua senza sapere leggere né scrivere, commissario. Ma io non lo so, perché tu conosci Peppa, Parrino. Parrino, io l'ultima volta che sono entrato in chiesa e sono da parlare per me proprio, ma come ne ho? Tu, io neanche sono battezzato, commissario. Ma vecchi, che fanno questi Parrino? Commissario, ma poi lo vede pure lei che in questi giorni a Brancaccio si muore di caldo. Oh, il suo cavolo! Mi ha fatto tutto cuore. Chi è? Fate pulizie! Abbiamo bisogno di aiuto! Arrivo!
Insomma, che cosa avete da guardarmi così? Ve l'ho già detto mille volte, sono caduto dalle scale! Quante volte ve lo devo ripetere ancora? È andata via la luce! Insomma, che volete da me?